La pace dei Santi sia con voi. Domenica 27 novembre 2016, la Chiesa di Rito Ambrosiano celebra la terza domenica di Avvento, mentre la Chiesa di Rito Romano inizia il nuovo anno liturgico con la prima domenica di Avvento. Tra tutte le memorie sacre del 27 novembre, ci sembra particolarmente utile ricordare il dono fatto dalla Madonna all'umile Santa Caterina Labourée il 27 novembre 1830. Proprio in quella vigilia di Avvento romano, alle ore 17:30, Caterina ha una visione durante la meditazione in cappella. Vede come due quadri animati che le passano davanti in dissolvenza incrociata. Nel primo, la Santa Vergine è in piedi su una semisfera, il globo terrestre, e tiene tra le mani un piccolo globo dorato. I piedi di Maria schiacciano un serpente. Nel secondo, dalle sue mani aperte, escono raggi di uno splendore abbagliante. Nello stesso tempo, Caterina ode una voce che dice: «Questi raggi sono il simbolo delle grazie che Maria ottiene per gli uomini». Poi un ovale si forma attorno all'apparizione e Caterina vede scriversi in un semicerchio questa invocazione prima sconosciuta in lettere d'oro. «O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te». Subito dopo, l'ovale della medaglia si gira e Caterina ne vede il rovescio. In alto una croce sormonta la M di Maria. In basso due cuori, l'uno incoronato di spine, l'altro trapassato da una spada. Caterina ode allora queste parole: «Fai coniare una medaglia secondo questo modello. Coloro che la porteranno con fede riceveranno grandi grazie». Caterina riferisce al suo confessore, padre Aladel, la richiesta fatta dalla Madonna circa la medaglia, ma il sacerdote reagisce negativamente ed intima alla novizia di non pensare più a queste cose. Qualche mese più tardi, pronunciati i voti, Caterina Labourée ne riparla al suo confessore. Intanto, nel febbraio 1832, scoppia a Parigi una terribile epidemia di colera che provocherà più di 20.000 morti. In giugno, le figlie della Carità cominciano a distribuire le prime 2.000 medaglie. Le guarigioni si moltiplicano, come le protezioni prodigiose e le conversioni spirituali. Il popolo di Parigi comincia a chiamare la medaglia miracolosa. Nell'autunno 1834 c'erano già più di 500.000 medaglie. Un anno dopo, soltanto, ne circolavano più di 1 milione. Nel 1839 la medaglia veniva diffusa in più di 10 milioni di esemplari e alla morte di Suor Caterina Labourée nel 1876 si contavano più di 1 miliardo di medaglie. Mentre porgiamo i nostri sinceri auguri a quanti festeggiano il compleanno, l'anniversario di matrimonio, del battesimo, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza il 27 novembre, affidiamo loro e tutti noi alla protezione della Vergine Immacolata, perché doni a tutti le grazie necessarie alla nostra santità.